Un cordiale saluto ai nostri telespettatori, benvenuti a questa nuova puntata di Palazzo Nervegna. Oggi siamo in trasferta ad Ostuni, nella Città Bianca, precisamente nel Museo Civico, perché anche noi vogliamo festeggiare Ostuni 1, la donna più antica del mondo, la madre più antica del mondo, che è stata scoperta nell'ottobre del 1991 dal professor Donato Coppola. Tante sono state le iniziative organizzate ad Ostuni proprio in occasione di questo importante appuntamento. Sono stati organizzati ad esempio convegni, sono stati realizzati anche dei reportage dei quali parleremo fra pochissimo. Prima però intanto il saluto al padrone di casa, il professor Michele Conte, che è il presidente dell'ente museo. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, professore, scambiamo qualche informazione prima di lasciare i nostri telespettatori alla visione di questo video molto corposo che voi avete realizzato intanto all'interno di questo museo e poi nel sito archeologico di Santa Maria di Agnano, dove questo importante, strepitoso ritrovamento è stato fatto appunto 30 anni fa. I telespettatori vedranno non solo l'interno del museo ma anche l'esterno, perché per la prima volta sono state realizzate delle immagini utilizzando i droni. Come spesso uso dire, questo è un museo particolare perché è un po' uno scrigno che contiene gioielli, ma lo scrigno in sé è un gioiello perché è una chiesa del Settecento con convento annesso. Quindi per la prima volta i telespettatori avranno la possibilità di vedere, la cupola, per esempio, della chiesa, e poi con a volo d'uccello entreranno nelle stanze e lo visiteranno. Ecco, andremo a conoscere più nel dettaglio questa madre di Ostuni, ma oggi com'è cambiata la percezione anche dei vostri concittadini, ad esempio, nei confronti di questo straordinario reperto archeologico che sicuramente susciterà grandissimo interesse anche da parte dei visitatori? Ma io credo che il nome rappresenti bene questo concetto. Noi abbiamo voluto chiamare la madre più antica del mondo e quindi un po' tutti la sentiamo come una nostra parente anziana, per cui c'è un affetto particolare che è espresso non solo dagli ostunesi ma anche dai tanti turisti che ormai affollano da diversi anni le sale del nostro museo. Chiaramente l'immagine della donna, ma soprattutto della donna associata al feto, è un'immagine di grande tenerezza, e vederla così nella teca, in tutta la sua, vedere l'altezza della donna, certamente è molto curioso, ma fa ricordare anche che dietro un reperto c'era una vita. Una vita che forse si è spezzata troppo presto, perché probabilmente la donna aveva circa 20 anni, il bambino purtroppo non è nato, però ci racconta di un passato che in qualche maniera ci appartiene. Ecco, quali sono gli aspetti più significativi, le cose che lasciano più a bocca aperta, se possiamo dire così, di questo ritrovamento? I particolari. Il sito ci ha regalato questo ritrovamento importantissimo, e il ritrovamento in sé è un qualcosa di particolare, perché pensate che questa donna ha dormito per 28.500 anni in questo sito e di fianco alla madre più antica del mondo il professore Coppola ha ritrovato lo scheletro di un'altra donna ancora 1.500 anni più antica di questa. Quindi evidentemente è un sito che è stato abitato, che è stato vissuto a partire da almeno 30, 32, 33 mila anni, e molti di questi segni li ritroviamo qui nel museo. Abbiamo raccolto, il professore Coppola ha raccolto tantissimi reperti che sono conservati e che tutti possono ammirare. Però di Ostuni 1, di questa madre, siete stati in grado di ricostruire veramente anche i dettagli, i tratti somatici, l'acconciatura? Beh, è stato fatto un lungo lavoro da parte sempre del professore Coppola, ma anche di equipe esterne, di studiosi, archeologi. È stato studiato il feto, addirittura è stato fatto uno studio particolarmente approfondito sui denti, che ha dato la possibilità, ecco, di stabilire l'età esatta del feto. E il sesso? E il sesso è stato anche frutto, la determinazione meglio del sesso è stata frutto di uno studio approfondito. Ma si trattava di un maschietto o di una femminuccia? Il sesso del feto, questo dovremmo chiederlo al professore Coppola. Ancora non riusciamo a sdoganare questa informazione, evidentemente il cerchio deve essere chiuso. Sì,
Sì, esattamente. Era già difficile determinare il sesso di quella che poi abbiamo capito essere la donna, ma l'abbiamo capito senza ombra di dubbio perché c'era il feto. Ma a vedere le sembianze sarebbe stato possibile facilmente scambiarlo per un uomo, perché ha una corporatura assai robusta, un'altezza notevole per l'epoca, dei denti particolarmente forti e molto ben conservati. Quindi il feto ha sciolto immediatamente qualsiasi tipo di dubbio. Allora, vediamo insieme la prima parte di questo filmato che è stato realizzato appunto in occasione delle celebrazioni per il trentennale di questa straordinaria scoperta, e quindi facciamo una passeggiata in questo museo. Siamo all'interno della chiesa di San Vito Martire, conosciuta come le Monacelle, edificata tra il 1750 e il 1752 su una preesistente chiesa distrutta dal terremoto del 1743. Dal 1989 la chiesa ospita il Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale di Ostuni, da me ideato, e che raccoglie le testimonianze di 50 anni di ricerca del territorio attraverso ricerche topografiche e scavi sistematici. Proprio la chiesa è uno dei luoghi più importanti, perché siamo nella parte alta dell'antica città d'Ostuni e un piccolo saggio all'interno del giardino ci ha documentato l'esistenza di testimonianze a partire dall'età del bronzo fino alla fine del Settecento, nel periodo di utilizzazione del monastero. Queste ceramiche sono tutte documentate all'interno delle vetrine e sono frutto di questo scavo stratigrafico fatto nel 1989. Addirittura noi possiamo vedere, oltre a materiali di età protostorica, d'età classica, d'età geometrica, d'età classica e medievale, addirittura i materiali riguardanti la vita del monastero, il piatto SMM e Santa Maria Maddalena dei Pazzi, a cui è dedicato il monastero che è annesso alla chiesa. Biggi e Giovan Battista de Benedictis, uno di quei promotori che regalò un palazzotto affinché si facesse il monastero nel 1730. Continuando, noi troviamo una serie di testimonianze ceramiche che riguardano la vita fondamentalmente in età angioina, a partire anche da periodi più antichi, come le proto-maioliche, che sono una splendida testimonianza delle produzioni ceramiche invetriate che si facevano in Italia meridionale tra il XIII e il XIV secolo. E continuiamo, troviamo le anfore d'acqua, tra cui segnalo in maniera particolare questa tanfora con i resti probabilmente di un insetto, la tarantola, perché abbiamo questa schematizzazione su questa narrow line, si chiama questa ceramica, che è una ceramica a fasce ed erano giare d'acqua. Mentre qui noi abbiamo ceramiche da mensa, ovviamente non tutto viene dall'interno del museo, queste ceramiche sono state trovate in una torre medievale facente parte della fortificazione di Ostuni. Perché c'erano all'interno della torre queste ceramiche? Perché le torri non sono aragonesi come si credeva, ma sono angioine. Allora che è successo? Che nel frattempo sono state inventate le armi da fuoco e quindi la stanza interna che c'era nelle torri viene riempita per poter contrastare la potenza di fuoco delle eventuali spingarde e tutto il resto. E noi archeologi abbiamo avuto la fortuna che in questi riempimenti
si sono trovate tutte queste ceramiche che rappresentano la vita quotidiana delle genti ostunesi nel Medioevo. Come potete vedere, anche con queste splendide ceramiche cosiddette ad uccelli, che richiamano motivi che si rifanno anche alla religione cristiana, l'albero con gli uccelli e tutto il resto, ma anche molte reminiscenze di tipo arabo. Segnalo uno splendido fischietto, questa specie di sfinge, che è uno dei più antichi che si conoscono in Puglia, che vi assicuro fischia meravigliosamente. Questo museo è fatto al rovescio, cioè non si parte dalle testimonianze più antiche e più recenti, ma al contrario. Noi faremo una cavalcata nella storia del territorio di Ostuni, partendo dalle testimonianze più recenti per arrivare a quelle più antiche. Qui noi ci troviamo di fronte a varie testimonianze di grotte rituali, molte sono ancora tutte da scavare, la grotta San Domagno, la grotta Zaccaria, la grotta Santa Lucia, e qui c'è una bellissima scelta di lucerne di varie provenienze, egiziane ed altro, che venivano utilizzate in queste grotte santuario. In queste altre vetrine possiamo anche vedere rinvenimenti effettuati lungo la costa ostunese, sono piatti napoletani, ecco quegli archibugi che tanto facevano paura alle torri angioine del XIV secolo, lo ritroviamo su questi piatti napoletani trovati in acqua lungo il litorale ostunese, o ceramiche di tipo protomaioniche rinvenute a Villanova, l'antica Petrolla, che era il porto d'Ostuni. Qui invece incomincia una cavalcata nel tempo e ci ritroviamo in una serie di testimonianze di un'area di deposizione di feti e di neonati sotto le mura di Ostuni, e la cosa eccezionale sono questi piattini originali lasciati vicino alle sepolture con gli astragali, che è un antico gioco che veniva fatto in età classica, di cui ha parlato Gerard Lorff a lungo, ma anche io in Basilicata all'età di 5 anni nel 53-54 giocavo con gli astragali invece di giocare con le pietre o con i dadi. Qui invece vediamo testimonianze di tombe rinvenute nel mercato boario di Ostuni, perché Ostuni ha dato una quantità enorme di testimonianze archeologiche riferibili all'età messapica, città che io ho ricostruito in un mio volume Le origini di Ostuni, e sono tutte tombe che conservano resti all'interno di seppellimenti e di corredi funerari, come potete vedere in un'altra delle tombe del mercato boario. Questa splendida ceramica ignatina costolata e ornata con cirri ed altro. Mentre sempre negli orti ci sono delle zone che ci testimoniano sull'antico abitato Iapigio di VIII secolo. Eccezionalmente interessante questi resti di capanna da me rinvenuti in uno dei giardini sottostante le mura d'Ostuni, dove addirittura c'è un frammento di ceramica protocorinzia di importazione, cioè ceramiche più nobili che venivano utilizzate dalle élite locali insieme alle ceramiche domestiche che venivano prodotte. Continuiamo la nostra passeggiata all'interno dei corridoi del museo per affrontare testimonianze di tipo più arcaico. Ecco, qui siamo in un villaggio, Rissieddi, che è un villaggio che è vissuto si era sviluppato probabilmente nello stesso periodo in cui sulle colline di Ostuni c'era un abitato tra XVI e XV secolo.
sono ciotole ricostruite, sono frammenti di selci, sono frammenti di bronzi e addirittura coppe che richiamano anche prototipi di tipo egeo-miceneo, come potete vedere anche da queste ceramiche provenienti sia dal sito di Carestia che dal sito di Rosa Marina. Questa cavalcata indietro nel tempo ci riporta dove? Ci riporta nella grotta di San Biagio ad Ostuni, dove anche con l'Università di Bologna abbiamo effettuato delle ricerche sistematiche di scavo che ci hanno dato testimonianze di vari periodi, ma fondamentalmente riferibili all'Eneolitico e al Neolitico. In che periodo siamo? Con l'Eneolitico siamo nelle civiltà degli allevatori. Queste civiltà di allevatori frequentano queste grotte in maniera rituale e ci lasciano testimonianze molto interessanti. Questo vaso si rifà molto a ceramiche di tipo siciliano, quell'altro vaso invece ci richiama elementi della cosiddetta lagozza di Besnate, uno stile lagoziano dell'Italia settentrionale. Sono grandi doli da contenimento che sicuramente erano vasi da offerta. Ma insieme a queste ceramiche noi troviamo testimonianze più antiche che sono le cosiddette ceramiche dello stile di Serra d'Alto, dove una delle rappresentazioni più tipiche è questa specie di anza col becco, che normalmente venivano chiamate queste anze, anze a testa di papero, come si può vedere da questi due idoletti che sono un unicum. In Italia ce ne sono qualcuno in Sicilia e uno nella grotta delle Veneri di Parabita nel Leccese, che non rappresentano delle teste di papero ma sono delle teste di ariete. Perché? Perché vi devo spiegare una cosa fondamentale, che è la trasformazione che si ha tra la fine del Neolitico, che sono le fasi più antiche che andremo a vedere, e il periodo successivo, legate a trasformazioni climatiche. Cioè con l'inaridimento del clima, l'agricoltura, che era stata una dei leitmotiv portanti delle economie preistoriche dell'Italia sudorientale, viene a decadere totalmente e questi villaggi neolitici si adattano dapprima con un allevamento stanziale e poi con un allevamento mobile sistematico. Ecco, queste ceramiche rappresentano questo momento di trasformazione. In questa fase la divinità diventa la rappresentazione dell'ariete, che diventa il totem zoomorfo del gruppo. E come vedete, tutta una serie di punteruoli, di asce, di lame di selce in ottime condizioni, non sono altro che deposizioni rituali trovate all'interno. Potrei raccontarvi, ma lo faremo poi in seguito, anche cose molto simpatiche sul rinvenimento di queste testimonianze in fase di scavo. Dove vivevano queste genti? Vedete, qui sono delle lame e mentre nelle fasi più antiche, vedete, i villaggi agricoli tra settimo e quinto millennio avanti Cristo erano sugli spalti delle lame, perché nel momento in cui c'era stato un optimum climatico alla fine dell'ottavo millennio, con un clima abbastanza umido, si sviluppa parecchio l'agricoltura. Quelle ricostruzioni che vedete sono i primi agricoltori dell'Occidente mediterraneo, cioè la prima agricoltura che si sviluppa in Occidente si sviluppa lungo le coste adriatiche e ioniche e poi trasmigra attraverso tutta l'Italia ed arriva poi in altre aree molto più lontane. In quest'altra ricostruzione noi vediamo il tracollo climatico che avviene nel quarto millennio, quando a un certo momento l'aridità porta ad abbandonare i villaggi nelle aree superiori ed a vivere all'interno di queste lame con il loro bestiame. Addirittura loro ci impiantano le capanne perché la piovosità è talmente scarsa, per cui si può anche evitare di aver paura di eventuali alluvionamenti. Sotto ne vediamo delle immagini da Porto Badisco che non sono altro che rappresentazioni di ritualità di iniziazione di queste genti
tra il Neolitico e l'età dei metalli. Queste immagini che vedete, che poi possiamo andare a vedere in particolare nelle vetrine, sono immagini della Grande Madre Neolitica, che è la Grande Madre che era protettrice dei raccolti e alla quale ci si rivolgeva facendo delle deposizioni di cereali all'interno di grotte. Le abbiamo trovate a Grotta Sant'Angelo, dove addirittura ci sono resti di cereali di vario tipo, triticum dicoccum, triticum monococcum, e tutti questi cereali rappresentano una perorazione alla Grande Madre a che facesse avere dei raccolti abbastanza propizi. Questo frammento, che è il simbolo del museo, rappresenta due figure di oranti, perché sempre in queste ceramiche, che io ho studiato in maniera abbastanza dettagliata, noi abbiamo il volto della Grande Madre e l'orante, che è l'uomo, che si trova sempre in una posizione subalterna rispetto alla divinità. Quindi, vedete, l'uomo e la donna. L'uomo, che è un simbolo fallico, e la donna, che è caratterizzata da un piccolo cerchietto, che sono queste figure subalterne alla Grande Madre. Potete vedere il museo, che conserva ancora delle tracce delle preesistenze dei vecchi palazzi. Questo era un terrazzo di uno dei palazzi donati per la costruzione del museo, mentre qui vediamo una sepoltura, è la stessa, con le pietre e senza pietre, nella zona di Lama Cornola, da me scavata tantissimi anni fa insieme ad altri collaboratori, al dottor Eligio Vacca ed altri, Giovanni Colucci ed altri. Questa sepoltura ha questa caratteristica, che è stata ricoperta da questi due grandi blocchi di pietre. Siamo nel 5000 a.C. e probabilmente è un povero disgraziato senza corredo e senza niente che è stato sepolto nella fase più arida, più povera, e addirittura è una delle prime volte in cui si vede l'utilizzo di pietroni a coprire la sepoltura. Io dico, scherzando, quando illustro il museo, che mettono i pietroni perché lo spirito non ritornasse nel gruppo, in quanto non c'era manco da mangiare per i viventi, figuratevi se ritornavano gli antenati, insomma. Quindi i pietroni servono a bloccare lo spirito. Oh, una rapida scorsa in queste vetrine ci permette di vedere tutto quello che vi ho illustrato dai pannelli. Ce ne sono varie grotte, grotta del Gatto Selvatico, questa è la grotta di Sant'Angelo, dove potete ammirare queste splendide ceramiche graffite, che già dal 1930 sono state trovate abbondanti all'interno della cavità e che caratterizzano, si chiamano ceramiche graffite di tipo Matera Ostuni, con la differenza che lo stile di Ostuni è uno stile fondamentalmente lineare. Qui vedete anche degli amuleti che rappresentano che cosa? Se vi ricordate della fase Serra d'Alto di cui vi parlavo, sono tipo gli idoli a testa di papero o a testa di ariete, quindi diciamo che è una rappresentazione multipla della divinità. C'è una schematizzazione su queste cose che noi ritroviamo addirittura sia su ceramiche nordafricane, che derivano da questo mondo neolitico arcaico, dove queste figure schematizzate, lo zigzag e tutto il resto, sono forme schematizzate dell'antropomorfo in relazione alla Grande Madre, e addirittura su ceramiche, qui siamo a Cipro, il calcolitico di Erimi, ancora questa tradizione graffita si ripete, con la differenza che lì siamo nel sesto millennio
avanti Cristo, qui stiamo in età molto più recenti. Ed addirittura le ceramiche antropomorfe, questa è una bellissima brocchetta mia personale che ho donato al museo, è una brocchetta grottagliese con gli occhi, le ceramiche antropomorfe richiamano le schematizzazioni di Grande Madre sulle ceramiche neolitiche, quindi sempre in funzione propiziatrice vengono prodotte queste ceramiche. Il loro preciso significato è questo. Qui abbiamo altre cose di... non mi soffermo, ecco, qui vedete il pezzo originale di cui vi parlavo nelle immagini, sono altre, sono le grotte Bacchus 1 e Bacchus 2 e la grotta di Santa Candida nel territorio di Francavilla Fontana, ma i reperti più interessanti, riferibili alle più antiche civiltà neolitiche, sono questi che noi vediamo in questa vetrina. Ecco, vedete, quella è la più antica rappresentazione di spiga di grano trovata nel sito di Fontanelle ad Ostuni. Siamo sicuramente nell'ambito del settimo millennio e c'è stato il crollo dell'intonaco come le capanne africane che rivestiva le pareti lignee della capanna mantenendo anche le forme dei pali. E nell'intonaco veniva messa paglia, tra questa paglia, oltre a tutti i semi con cui con l'amico Lorenzo Costantini abbiamo identificato le prime tracce di agricoltura sistematica in Italia sudorientale, abbiamo trovato anche questo frammento. Pensate che nel laboratorio a Roma io l'avevo consegnato, me ne restituì una metà per il museo e mi disse te ne do solo una metà perché sono come i regnanti d'Inghilterra, non possono viaggiare insieme perché sono talmente importanti. Però quando hanno chiuso il laboratorio a Roma mi ha restituito un'altra metà che è ritornata al museo. E adesso cambiamo completamente area. Entriamo in un mondo diverso che è il mondo della grotta santuario di Santa Maria di Agnano, dove dal 1991 io conduco scavi sistematici, anche se avevamo già iniziato dal 1987 a fare le prime ricerche. Qui è lo stesso discorso, partiamo dalle testimonianze più recenti ed andiamo alle testimonianze più antiche. Questo che vedete è uno dei tanti, ne abbiamo trovati moltissimi all'esterno, che sono stati sepolti all'esterno della grotta, tant'è vero che la grotta all'esterno è talmente piena di materiali paleolitici che all'inizio io pensavo fosse paleolitico, in verità il carbonio 14 ci ha detto che tra il 1020 e il 1220 questo signore è stato sepolto e impropriamente è stato determinato da tutte le ossa paleolitiche che stanno intorno, ma che non c'entrano niente con lui. Nel santuario noi abbiamo testimonianze varie, resti di capitelli, resti di un fonte battesimale, sta scritta Episcopus, che ci dice come nel santuario ci fosse un altare con la Vergine e addirittura c'era una bulla indulgenziarum per chi si andasse in visita al santuario, ed è citata ai tempi del Vescovo Caracciolo, un documento più famoso che attesta l'esistenza di un vero e proprio santuario. Il luogo è molto importante. Qui abbiamo ceramiche identiche a quelle che abbiamo visto per la città d'Ostuni, ceramiche da mense e tutto il resto. Attiro la vostra attenzione su questa bambolina che abbiamo trovato in varie riprese, in pezzi, e probabilmente nel XIV-XV secolo qualche bimba in visita al santuario aveva comprato alla fiera che si svolgeva contestualmente alla festa del santuario e poi era stata rotta all'interno della grotta. Mentre questi fischietti sono una rarità. Uno viene proprio dalla grotta d'Agnano ed è un antico richiamo per le pecore fatto dai nostri pastori, cosiddetto Fiscaluru. Io nell'80 ho pubblicato un volume sui fischietti dove Rosario Iurlaro parlava proprio
e alla ricostruzione teorica di questo reperto, che poi noi abbiamo trovato praticamente, che è un'antica testimonianza di tipo pastorale. Si metteva la lingua in quella fessura, veniva fatta dai pastori e si richiamava il gregge con la modulazione del soffio. Questa è quella che noi chiamiamo la sala messapica di Agnano. Agnano all'esterno è stato un grande santuario messapico che ci sta restituendo una quantità enorme di testimonianze che vanno dalle ceramiche ignatine alle ceramiche a figure rosse del IV secolo, tantissime ceramiche che sono offerte votive, vedete i vasi miniaturistici, e addirittura ceramiche greche di importazione abbastanza rare, come il pittore di Aimon o il pittori greci, insomma, del IV-V secolo avanti Cristo, il che ci fa pensare che il santuario fosse importante, così come le coppette di tipo ionico del VI secolo avanti Cristo, per cui si portavano anche reperti importanti all'interno del santuario. Ma ciò che conta di più è l'enorme quantità, e qui ne vedete solo una parte, ne abbiamo trovate moltissime altre, di iscrizioni messapiche che venivano realizzate nelle botteghe artigiane di Ostuni e che questa gente poi portava nel santuario. Qui vediamo un'iscrizione intera tra Paolo Poccetti, mio collega di Tor Vergata, che ha studiato queste testimonianze, pensa che Trannas sia il nome di una divinità. Probabilmente questa divinità si ripete in tutte queste altre iscrizioni, noi le ritroviamo, Psarnai, in varie forme. Abbiamo anche trovato iscrizioni su pietra e diciamo che con i prossimi scavi noi speriamo di trovare un tempio. Un altro aspetto importante sono tutte le armi da offerta nel santuario. Sono delle fibbie, resti di cinturoni, punte di frecce, punte di lance. Guardate, addirittura il chiodo che serviva per ammazzare i tori che venivano deposti nel santuario e che noi abbiamo trovato. Addirittura ne abbiamo trovato uno in situ con quel chiodo collocato al centro del bucranio. Qui vedete invece una serie di oggetti di terracotta, Demetra fondamentalmente rappresentata, ma ci sono anche altre cose più composite, e questa è una cosa unica in tutto l'Occidente a livello di terracotta, è la danzatrice di Oclasma, è una danza particolare che veniva realizzata che noi troviamo solo su raffigurazioni pittoriche vascolari, mentre in basso noi abbiamo delle antifisse che ci documentano, come tante altre che abbiamo trovato che non sono in esposizione, l'esistenza di un tempio ed anche quegli elementi a rosette che sono elementi architettonici. Mentre qui troviamo tutta una serie di oggetti in argento, in ambra, in pasta vitrea e via in cristallo di rocca che venivano deposti all'interno del santuario e che ci documentano sulla religiosità di queste genti messapiche che si rivolgevano a quest'area, che forse non era soltanto dedicata a Demetra, ma anche ad altre divinità, come ci dimostra l'uccisione di tori che noi troviamo in maniera abbastanza diffusa nell'ambito del santuario. Adesso entriamo in questa grande stanza che conserva tutte le testimonianze relative alle fasi più antiche rispetto all'età messapica. Qui, oltre a ceramiche dell'VIII secolo, resti di un seppellimento, ceramiche neolitiche, addirittura noi abbiamo col 19 probabilmente un unicum che è la testa di un idolo cicladico, che è qualcosa di eccezionale che ancora non riusciamo a capire nella sua valenza in relazione al santuario, e poi tutto quello che abbiamo già visto per il territorio di Ostuni, addirittura le teste di ariete
sembra la Santissima Trinità, quell'anza a tre teste, immagini della grande madre neolitica delle fasi più antiche del settimo millennio e ceramiche graffite deposte in queste ritualità di accantonamento di cereali che erano propiziatorie e venivano fatte all'interno delle grotte. E qui invece noi troviamo una casistica di una quantità enorme di selci. Henri Baille, un mio collega francese e grande amico che oramai da decenni viene qui ad Agnano a studiare, sta classificando sistematicamente tutte queste testimonianze, tra cui ci sono anche testimonianze relative all'uomo di Neanderthal, queste selci, ma che ancora non abbiamo raggiunto da un punto di vista stratigrafico. Qui in basso noi vediamo altre testimonianze, dei resti di Elefas che io ho recuperato in località Monte Faraone a Ostuni, e dalla grave grotta della nostra famiglia tutte queste testimonianze di faune selvatiche, tra cui addirittura un metacarpo di un Homo, probabilmente sapiens, che è stato non predatore come lo era nel Paleolitico superiore, ma in questo caso preda di carnivori che probabilmente nella vicina grotta d'Agnano avranno rapito questo giovanetto e se lo sono portato come preda all'interno della grotta. Qui andiamo un po' più indietro nel tempo e stiamo intorno all'ottavo millennio avanti Cristo. Questi circoli sono anche circoli con depositi di ossame, sempre in funzione propiziatoria, frammisti con delle pietre incise. Ne abbiamo trovate circa un'ottantina e sono veramente un discorso molto interessante nel contesto generale della grotta, che rappresentano in maniera schematizzata, secondo il mio punto di vista, la Grande Madre. Cioè, mentre nelle fasi più antiche, come la fase riferibile alla Donna di Ostuni, noi troviamo resti di animali e questi motivi a tratteggio, nelle fasi più recenti noi troviamo solo motivi geometrici a tratteggio. Risalendo nel tempo, in una cosiddetta fase gravettiana del Paleolitico superiore di 28.000 anni fa, nel 1991 ho identificato e scavato questa sepoltura eccezionale ed è unica al mondo, perché oltre ai resti della donna sepolta in maniera contratta, in una maniera abbastanza complessa, ci sono i resti del feto a 8 mesi di gestazione, per cui la madre e il feto sono gli unici due consanguinei noti e studiati di tutta la storia mondiale. Ma questa sepoltura di questa donna di circa 20 anni non interessa soltanto da un punto di vista antropologico, ma anche dal concerto generale di tutto l'addobbo funerario che è legato alla donna. Questa donna ha una cuffia di 650 conchiglie marine forate che ricopre la testa con ocra rossa, bracciali di conchiglie ai polsi e bracciali di conchiglie agli avambracci. E poi intorno mi sono deposti dei resti ossei di animali, particolarmente Equus caballus e Bos primigenius, che sono gli animali alla base della sopravvivenza di queste genti. Che significa? Significa che questa donna viene addobbata secondo l'immagine che loro avevano della loro grande madre, la grande madre dei popoli cacciatori, che è rappresentata in tutta l'Europa e nell'Eurasia da tantissime statuette, le cosiddette Veneri paleolitiche, in particolare, ecco, nella sala del diorama c'è la riproduzione della Venere di Willendorf trovata in Austria, che anche lei ha un copricapo di conchiglie ocra rossa e bracciali ai polsi. Quindi questa donna viene addobbata come se fosse la grande madre e diventa il seppellimento propiziatorio per tutto il gruppo. In questa bacheca noi troviamo i resti di quella che è la donna di Ostuni di 28.000 anni fa e a fianco, conservati in una maniera incredibile, i resti del feto. Anche su
tutto ciò veramente ha del fantastico, perché mi dicevano alcuni anatomi patologi che molti dei resti trovati del feto fossilizzati sono difficili da ricavare anche nella vivisezione di un feto attuale, perché sono talmente esili che si distruggono, insomma, abbastanza facilmente. Quindi questi due sono gli unici due consanguini che noi conosciamo dell'intera storia umana. E Agnano ha senz'altro altre sepolture, ma con la continuazione degli scavi le troveremo. Ne abbiamo trovato a fianco un'altra, una seconda sepoltura che all'inizio pensavamo fosse contestuale alla donna di Ostuni, invece è quella che noi chiamiamo Ostuni II e che il Carbonio 14 ci ha detto essere databile a 30.000 anni fa, quindi ancora più antica. Quindi l'interno di questa parte della grotta di Agnano è stata utilizzata per seppellimenti in varie epoche, mentre questa gente abitava all'esterno della grotta, dove aveva i propri accampamenti e dove macellava la selvaggina. Guardate, questo è il bracciale della donna di Ostuni, dove fa da pandan principale una ciprea, che è un simbolo sicuramente di fecondità. Qui vedete alcune delle selci trovate nel contesto del seppellimento e qui alcune delle pietre dei resti ossei incisi che rappresentano queste forme schematizzate che ci richiamano alla Grande Madre. Qui i nostri tecnici e Giovanni Colucci in particolare hanno ricostruito in questo diorama quella che poteva essere la donna di Ostuni nella sua deposizione originaria, e intorno voi vedete i resti ossei, denti di cavallo, qui probabilmente c'era un sacchetto con molti denti di cavallo e di boss. Tutte queste testimonianze ci documentano su questa ritualità legata a immagini di quel tipo, che sono la cosiddetta Venere di Willendorf di cui vi parlavo, che sono le divinità dei cacciatori del Paleolitico superiore. Come vedete, questa ricostruzione ci riporta anche alla presenza di un'altra parte della grotta in cui ci sono dei motivi graffiti a parete e che ci richiamano su quello che è il concetto della raffigurazione schematizzata della Grande Madre, che noi troviamo con un ciottolo sotto la testa della donna di Ostuni. C'è un ciottolo con ocra rossa e ocra gialla che ha delle linee parallele incise sulle due parti e che è una specie di carta d'identità posta sotto il capo della donna, quasi a documentarci su queste pietre incise, che sono quelle che io ho definito le pietre da caccia, che sono un elemento, diciamo, propiziatorio che i cacciatori del Paleolitico superiore, prima di partire per le battute di caccia, realizzavano. Probabilmente è una diffusione molto più ampia questo modo di raffigurare la Grande Madre, perché anche nelle grotte del Sudafrica di 60.000 anni fa con l'Homo sapiens noi troviamo delle uova di sfuzzo incise con motivi geometrici dello stesso tipo. Quindi è un mondo che dappertutto presenta testimonianze abbastanza simili e che ci documenta sulle prime forme di religiosità, anche se in funzione propiziatoria, che si esplica anche attraverso questo linguaggio simbolico, che è una forma di protoscrittura simbolica, perché questi motivi a tratteggio non fanno altro che rappresentare l'ideologia di queste genti in relazione alla Grande Madre, che è rappresentata dalla donna di Ostuni e dei resti del feto, quindi una maternità che non è mai avvenuta e di cui non conosciamo le cause. Ma il Robillard, uno studioso francese che ha anche pubblicato queste cose, immagina che una delle cause di morte possa essere stata l'eclampsia,
che è una forma di convulsione emorragica che avviene anche adesso, solo che adesso è curabile, nel paleolitico superiore era un po' più complicato. Cercare di aiutare questa poveretta che era quasi al termine della sua gravidanza. Tutto ciò che abbiamo visto è la storia non solo del Museo di Ostuni con le sue collezioni, ma del territorio del comune di Ostuni. Ovviamente il resto più importante ed attrattivo è la donna di Ostuni, il cui studio è stato frutto del lavoro di tantissimi collaboratori, tra cui mi piace citare l'antropologo Eligio Vacca, che ha dato una mano estremamente consistente per la realizzazione sia dello scavo della sepoltura contestualmente alla mia operatività che della pubblicazione finale che noi abbiamo realizzato. Io vi invito a venire al Museo di Ostuni, dove in una serie di pannelli esplicativi voi potete trovare poi tutti i dati specifici relativi sia al rinvenimento sia al recupero e alla documentazione di scavo di tutte queste testimonianze di cui abbiamo parlato e che rappresentano la storia umana, diciamo, dalle origini fino alla fine del Settecento. Presidente, fin qui abbiamo visitato gli ambienti del museo, ora invece facciamo una passeggiata virtuale nel parco di Santa Maria Dagnano, dove Ostuni 1 è stata appunto ritrovata. Da quando lei è presidente di questo museo ha cercato anche di rendere sempre più fruibile questo sito archeologico? Sì, è un sito che offre tante possibilità di utilizzo. È innanzitutto un sito archeologico, per cui è il sito nel quale sono stati ritrovati la maggior parte dei reperti conservati al museo e in particolare la madre più antica del mondo. Quindi il visitatore e poi il telespettatore avrà la possibilità di vedere esattamente il luogo del ritrovamento. Ma è un sito che offre la possibilità di itinerari naturalistici, che possiede un teatro molto molto bello, senza le quinte, un teatro un po' alla greca che guarda il mare, che utilizziamo durante il periodo estivo ovviamente per ospitare eventi che vanno dalla musica al teatro. Abbiamo una rassegna che si chiama per l'appunto Teatro Madre, che è giunta ormai alla quarta edizione. E allora andiamo insieme a fare questo tour virtuale nel parco di Santa Maria Dagnano. Ci vediamo fra pochissimo. Siamo nella grotta santuario di Santa Maria Dagnano, a circa 2 chilometri da Ostuni, e in particolare in quella che noi chiamiamo la cavità orientale, distinguendola da un'altra grotticella che sta dall'altra parte, che chiamiamo cavità occidentale. In verità è un'unica grande caverna divisa da muri posticci fatti in epoche successive. Quello che noi vediamo in fondo è un terrazzamento delle varie sedimentazioni marine dell'era secondaria che hanno depositato queste rocce che poi sono state interessate dal fenomeno carsico. Quindi questa che noi vediamo è una grotta di interstrato che in determinati periodi è stata anche invasa dal mare, parliamo di milioni di anni fa,
ce ne accorgiamo dai resti dei fori di litodomi che stanno sulle pareti sia qui che a San Biagio, sulla collina. Questa caverna era molto più estesa rispetto a quello che vediamo attualmente e di questa caverna è rimasto solo un grande riparo sotto roccia e questa parte interna di cavità. Questa cavità a sua volta si è riempita di clasti, che sono queste piccole pietre biancastre che derivano dalla desquamazione del calcare superiore nel tempo. Grandi periodi di freddo alternati a periodi caldi fanno sì che queste rocce si frantumano e si depositano. Che è successo in particolare in questa grotta? Che io ho iniziato le mie ricerche già a partire dall'87 nell'area esterna, perché quest'area veniva utilizzata per smontare le macchine rubate addirittura, per cui decidemmo con la soprintendenza di metterla in sicurezza e facemmo un sondaggio esterno che ci dimostrò già da allora l'esistenza di un santuario d'età messapica. Nel 91, su concessione del Ministero dei Beni Culturali, ho iniziato degli scavi regolari all'interno della grotta. Gli scavi iniziarono nella cavità occidentale e mentre stavamo lavorando il 24 ottobre del 91, i miei studenti di Tor Vergata, dove insegnavo all'epoca, forse si erano un po' stancati e mi chiesero di poter visitare la grotta in generale. Io incominciai a fare la stessa visita che stiamo facendo adesso e ad un certo momento notai quel foro che voi vedete in quella direzione che avevo aperto 2 o 3 anni prima con uno speleologo mio amico, col compianto Arcangelo Leporale di Ceglie, entrando in una grotticella che era tutta ricoperta di pietre biancastre senza che si vedesse niente. In questi 2 o 3 anni dall'apertura di quel buco, che cosa era successo? Che le differenti condizioni climatiche avevano fatto sì che si staccasse un diaframma di queste pietre e mettesse in evidenza dei resti che io trovai, perché quel giorno, mentre giravo, dissi ai ragazzi: aspettate un attimo, entro giù nel buco a dare un'occhiata per verifica. Entro e lanciai un urlo. Perché lanciai un urlo? Perché vidi sospesa dalla parte posteriore una sepoltura intera con conchiglie marine forate e terra rossa. Che cosa era successo? Che si era staccato questo diaframma e aveva messo in evidenza il conglomerato di quella terra rossiccia che conteneva i resti del seppellimento, totalmente integri. Perché si è scavato quel buco? Vedete, c'è una specie di rivolo. Qualcuno qui mi dice che ancora una volta, forse agli inizi del secolo scorso, c'erano delle percolazioni tipo ruscello interno, ma non continuativo, secondo me in relazione alle piogge che dal monte poi venivano inserite. Qui quindi c'è un grande inghiottitoio che ha drenato tutta questa roba. E che successe? Che nel momento in cui mi resi conto di questo, iniziamo una vastissima operazione di recupero di queste testimonianze. Come vedete, qui ci sono dei segni che ci indicano uno scavo di 2 cassoni da 2,5 metri per 1,50 m. Perché 2? Perché mentre scavavamo per asportare il blocco della sepoltura che noi abbiamo chiamato Ostuni 1, si rinvenne una seconda sepoltura affiancata, come potete vedere lì, dove si vedono ancora i limiti dello scavo. Le 2 sepolture con un camion furono portate al Museo d'Ostuni, dove la sepoltura Ostuni 1 è stata oggetto da parte mia e dell'antropologo Di Giovacca di scavi sistematici. Quelli che vedete sono degli splendidi calchi fatti da Giovanni Colucci, mio collaboratore storico, mio e del museo, che è un grande esperto e specialista di questo tipo di restituzioni tridimensionali. Perché sono importanti queste sepolture? Innanzitutto dobbiamo dire che, nonostante l'apparenza, Ostuni 2 sembra più in alto, però sappiamo che una donna è a 30.000 anni. È stata
deposta in posizione contratta, così come è stata deposta la stessa Ostuni 1, che ha 28.000 anni. Però questa sepoltura è di un'importanza unica al mondo, perché quello stesso giorno c'era con noi Barbara Wilkins, che era un'archeozoologa che credo insegna ancora all'Università di Sassari, che partecipava, collaborava alle nostre ricerche. Venimmo e vedemmo in prossimità delle pelvi della donna di questa sepoltura i frammenti di una calotta cranica. Allora disse: probabilmente si tratta dei resti di un feto, e nella letteratura internazionale non si era mai rinvenuto una sepoltura paleolitica con i resti di un feto. Ovviamente continuarono le operazioni di scavo all'interno del museo. Io lo scavo l'ho curato tutto io, il restauro Giovanni Colucci, l'antropologo Eligio Vacca dell'Università di Bari, lo studio dei resti. E un pomeriggio successe qualcosa di eccezionale. Eravamo andati a pranzo, alle 3 uscimmo, mentre i miei collaboratori venivano su in foresteria a Palazzo Tanzarella, io invece di andare a casa decisi di rimanere al museo. Mi misi a scavicchiare intorno alla cavità pelvica della donna e quello che pensavamo fosse un frammento di calotta cranica, dopo aver asportato una pietra che per miracolo si era messa di traverso, venne fuori tutto lo scheletro intero del feto. Era qualcosa di eccezionale, tant'è vero che io ho da qualche parte le foto di Vladimir Novotny, che era un testimone internazionale, uno dei più grossi esperti al mondo di bacini di donne preistoriche, che era talmente fuori di sé dalla gioia che piccolino col pizzetto si metteva a terra e faceva la posizione della mamma, del figlio. L'ho fotografato in queste circostanze, e perché era una cosa unica al mondo. Questo lo abbiamo documentato anche in seguito, perché questa sepoltura è una donna alta 1,70 m, ha circa 20 anni ed è gravida a 8 mesi, cioè stava quasi per partorire. Però è successo qualcosa che le ha impedito di far nascere il proprio figlio. Molte le ipotesi, non abbiamo elementi che ci indicano un evento traumatico, nel senso che un colpo in testa, una ferita e via di seguito. Non abbiamo tracce di paleopatologie, e il Robillard, uno studioso francese che parecchie volte si è voluto occupare di questo, ritiene che una delle cause di morte di questa donna possa essere stata l'eclampsia. Che cos'è l'eclampsia? Sono delle convulsioni emorragiche che succedono anche adesso alle partorienti. Abbiamo un caso recente, me lo faceva notare mia moglie da Facebook, di una donna che recentemente è morta per l'eclampsia e non ha portato a termine la gravidanza. Però al di là di quelle che sono state le cause di morte, questa donna è sepolta in una maniera particolarissima, cioè ha sulla testa, e lo si vedrà molto meglio al museo in tutte le ricostruzioni tridimensionali che abbiamo fatto, ha una cuffia di 650 conchiglie marine forate, 8 canini di cervo forati e ocra rossa. Ha bracciali ai polsi, di cui uno molto bello sul bracciale destro, che è messo quasi con la mano a protezione del ventre della partoriente, e 2 bracciali sugli avambracci, sempre di conchiglie. Però in più questa donna ha tutta una serie di resti che qui non si vedono perché sono stati asportati, ma li rivediamo nella ricostruzione fatta al museo, di animali deposti, e addirittura in prossimità della zona del ventre della donna un sacco di denti di cavallo e di uro, che è una specie di bisonte del Paleolitico superiore. Tutto questo mi ha fatto pensare che non si tratta di un semplice seppellimento. Cioè, questa donna con questa cuffia di conchiglia ocra rossa si assomiglia molto a una statuina trovata in Austria, che è la cosiddetta Vedere di Willendorf, che ha un copricapo di conchiglie e ocra rossa
sul capo, bracciale ai polsi. Quindi se questa donna è stata sepolta come l'immagine che loro avevano della grande madre dei cacciatori paleolitici, significa che ha un alto valore simbolico per il gruppo e loro volevano che ci fosse una rigenerazione sia in senso antropologico, cioè la donna che non è riuscita a partorire, e sia in senso archeozoologico, cioè gli animali che erano alla base della loro sopravvivenza, cioè i cavalli e gli uri. Quindi siamo in presenza di qualcosa di estremamente complesso che non ha eguali. Abbiamo fatto anche delle indagini sofisticatissime sui denti, su un dente deciduo della madre, del bimbo e della madre, col protosincotrone a Trieste, e si è documentato che negli ultimi due mesi sia la madre che il feto hanno avuto degli episodi di stress molto significativi, che sono state probabilmente le cause che poi hanno portato alla morte questi due individui. Molto meno sappiamo della sepoltura sui due, perché data la complessità dello scavo, ossa friabili, quindi più superficiali, e concrezione molto indurita, immaginate una cosa, pensate, ecco, un esempio macabro, ma un morto di lupara bianca buttato nel cemento è più facile da tirar fuori che queste sepolture, perché quella terra rossa e la brecciolina creano un conglomerato talmente compatto che tirar fuori delle fragili ossa è veramente un miracolo. Per Ostuni 1 ci siamo riusciti, per Ostuni 2 ho iniziato lo scavo, ma un po' l'ho dovuto interrompere perché c'è bisogno di fare parecchi lavori di restauro, insomma, nel senso che le ossa sono estremamente fragili. Quindi questa parte della grotta veniva utilizzata per seppellimenti, anche con caratteri rituali, perché anche Ostuni 2 ha resti di canini di cervo forati e ocra rossa da parte di genti che vivevano all'esterno del riparo e di cui noi troviamo tutta una serie di testimonianze. Il resto della grotta non ha depositi, ma qui ce n'erano sicuramente, di tutte le epoche successive sono stati letteralmente svuotati, a mio parere, quando hanno fatto i vari terrazzamenti per l'orticoltura, perché questa zona esterna era il giardino del vescovo che aveva qui sulla masseria la sua residenza estiva. E perché il vescovo aveva la residenza? Perché qui noi abbiamo, ecco, voi vedete la Madonna d'Agnano, la Vergine di Agnano, lì effigiata in questo affresco degli inizi del Cinquecento, con il bambino in braccio, a fianco la figura del vescovo, sopra due angeli e sotto una casa, la tettoia di una casa. Era un'iconografia tipica di queste epoche. Qui siamo in un'altra parte della grotta, dove ci sono i resti dell'ultimo affresco degli inizi del Cinquecento, raffigurante la Vergine col bambino, due angeli, la figura del vescovo e una figura di offerente. Perché è importante? Perché dalla donna di 28.000 anni fa, che è stata divinizzata con i resti del bambino non nato e la Vergine Maria, esiste un lunghissimo periodo di tempo in cui questa grotta e le zone esterne sono state aree di santuari dedicati quasi sempre a divinità femminili. All'esterno noi abbiamo una quantità enorme di testimonianze relative al culto di Demetra tra il VI e III secolo a.C. e anche ad altre divinità, con testimonianze che abbiamo conservato nel nostro museo, tra cui cose importantissime come le iscrizioni messaviche e i resti di armi. L'affresco che vediamo è stato restaurato e al centro ha quelle lacune dovute alla ricerca dei tesori da parte degli imbecilli in altri tempi, ma comunque per fortuna non è stata danneggiata la parte del volto
e le figure laterali. Ora, noi abbiamo trovato nelle zone di scarico di quella buca che avete visto in fondo resti di numerosi altri affreschi. Che significa? Significa che in questa chiesa grotta si sono avvicendate numerosissime testimonianze di zone di cripte con affreschi, di cui abbiamo qualche resto al museo e qualche cosa la vedremo nei blocchi esterni. Questo affresco addirittura godeva agli inizi del Cinquecento di una bulla indulgenziarum, di una bolla di indulgenze per chi si recava in visita al santuario. E quindi che cosa abbiamo ad Agnano? Che a partire dal Paleolitico, con testimonianze di ritualità e di altre ritualità parleremo anche per i tempi più recenti del Paleolitico, in tutta la fase messapica probabilmente abbiamo anche dei templi all'esterno e ce lo documentano una serie di antefisse di terracotta che troviamo. Il tempio lo stiamo cercando, abbiamo trovato solo un architrave di un blocco in Carparo e lo stiamo cercando il tempio, perché sicuramente c'era e doveva essere molto importante, anche perché abbiamo almeno un'ottantina di iscrizioni messapiche dedicatorie su frammenti vascolari. È un unicum nel territorio messapico, non esiste niente di simile come abbondanza di testimonianze, ma tenete conto che ne abbiamo scavata solo una parte. Quindi i poli estremi di questa frequentazione, la donna del Paleolitico, la Vergine Maria, ci indicano come quest'area fosse un'area importante, e non a caso lungo questo itinerario noi abbiamo sviluppato la via dei santuari che ci porta al santuario di Sant'Oronzo e al santuario di San Biagio, oltre ad un altro piccolo santuario che è la Grotta Zaccaria, quella che io ho chiamato Grotta Zaccaria, dove ci sono testimonianze di un'area santuariale del III-IV secolo d.C., in un periodo in cui probabilmente qui scemava la frequentazione all'interno della grotta di Agnano, ma che poi riprende nel Medioevo, come ci documentano tutte le testimonianze che abbiamo rinvenuto, compreso i resti di altari e un fonte battesimale trovato nella costruzione di quei muretti fatti dai contadini alla fine dell'Ottocento, che è al Museo di Ostuni, che ci documenta come questa zona fosse non solo zona di frequentazione sacra per la presenza della Madonna di Agnano, ma anche punto di riferimento per seppellimenti delle vicine masserie. Noi abbiamo un paio di scheletri visibili in calchi all'esterno tra il 1000 e il 1100 d.C., oltre a un ammasso di altri resti rinvenuti in un'altra buca, che ci documentano come qui si venisse a seppellire oltre che in visita al santuario. Beh, al santuario pensate alle Pasquette, quando si facevano le Pasquette o la festa, che ne so, della Madonna della Nuova, solitamente si fanno sempre accensione di fuochi, pasti rituali. La tradizione qui era di depositare poi queste testimonianze all'interno della parte della cavità occidentale, che era la zona più sacra, con i resti di questi fuochi accesi all'esterno e che erano stati consumati, pasti consumati dagli antichi messapi. Tutto questo lo possiamo andare a vedere nella zona esterna. Qui siamo nella parete laterale di questa cappella, edificata nel 1606 dal vescovo Melingi, perché i preti non volevano più dire messa, in quanto nell'interno della grotta dove c'era la Madonna c'era lo stillicidio e si bagnavano. Questa cappella sicuramente nasce su una serie di preesistenze che addirittura hanno a che fare forse col mondo messapico tra VI e III secolo,
perché blocchi di queste dimensioni o appartengono a mura o appartengono a sacelli sacri che non hanno a che fare col Medioevo. Però sono stati reimpiegati perché troviamo tracce di affreschi fuori posto, in questo caso un pastore con le pecore, in quest'altro caso una mano benedicente, forse di Madonna, qui una figura di orante con le mani congiunte. Quindi questo che significa? Ancora altre tracce su quelle pietre. Significa che quest'area è stata per centinaia di anni sede di affreschi che sono stati smontati, ricostruiti via di seguito, fino a quando alla fine del Settecento quest'area, anche più tardi, viene alienata a privati, perché la masseria che sta qui a fianco, che era la residenza estiva dei vescovi, non bastava più per le esigenze, si costruisce il fragno con il seminario come masseria e viene venduta a privati. Questo bravo signore che l'acquista, in definitiva, cerca di smantellare tutto quello che c'era di preesistente, perché a lui interessava fare una zona per le pecore, che era questa, con una serie di adeveratoi, ogni circolo ne aveva uno, che sono stati trafugati, purtroppo, negli anni, alla fine degli anni Ottanta. E dall'altra parte c'aveva le vacche. Quindi a lui interessava la produzione e sia la cappella che il resto diventa aree per gli agnelli. Cioè quando nascevano gli agnelli venivano tenuti segregati per evitare che si bevessero tutto il latte delle madri e quindi non ne potessero sfruttare. Quest'area ovviamente ha al di sotto tutta una serie di crolli e di depositi riferibili alla grotta paleolitica. Noi qui ne vediamo una parte in quella che noi chiamiamo la cavità occidentale. Nel 91 abbiamo fatto un grande scavo stratigrafico nella parte di fondo, dove abbiamo trovato testimonianze che vanno dal Paleolitico superiore fino a tutto il Medioevo. Testimonianze che poi abbiamo ampliato con successive ricerche anche in anni recenti, che ci hanno permesso di recuperare una quantità enorme di resti, tra cui lucerne messapiche, frammenti con iscrizioni e altro, che ci testimoniano come avvenisse la ritualità che espletata all'esterno e trasferita nella parte segreta della grotta, dove tra le testimonianze più antiche noi abbiamo queste incisioni a parete che sono dei tratteggi paralleli. Perché sono importanti? Perché in un mio discorso di interpretazione di queste forme di ideogrammi in un certo qual modo, io ritengo che siano il segno della Grande Madre. Cioè noi adesso facciamo la croce per identificare la religione cristiana, loro facevano quei segni. Questi sono più recenti della sepoltura di Ostuni, anche se la sepoltura, la donna di Ostuni, aveva sotto il capo un ciottolo con incisioni parallele dalle due parti, ocra rossa e ocra gialla di rivestimento. Nella parte di fondo c'è una comunicazione con la zona esterna del riparo, dove abbiamo fatto importanti scavi che ci documentano come tra il 7500 e l'8000 a.C. si facessero ancora delle ritualità con deposizioni di resti di animali e delle pietre incise. Ne abbiamo uno dei più grossi nuclei italiani, sono circa 80 pietre con motivi a graticcio, con motivi di incisioni parallele, che io chiamo, da un punto di vista funzionale, le cosiddette pietre da caccia. Cioè, che succede? Succede che nelle fasi più antiche del Paleolitico disegnavano l'animale da cacciare e poi ci facevano il tratteggio, che era il simbolo della divinità
quasi come perorazione per una buona causa. Successivamente, quando questi grafemi diventano protolinguaggio, si fa soltanto il segno della Dea Madre. Come facciamo noi? Noi possiamo fare la cappella, possiamo fare la Cappella Sistina, ma possiamo fare il segno della croce e identifichiamo gli stessi comportamenti religiosi. Così avviene nella fine del Paleolitico superiore, ma fondamentalmente in quello che noi chiamiamo Mesolitico, tra il 7500 e l'8000 avanti Cristo. Presidente, allora abbiamo rivisto insieme il museo, abbiamo rivisto il parco di Santa Maria d'Agnano, ovviamente immagini e situazioni che lei ha vissuto tante volte per questioni di natura professionale, ma non le suscitano sempre grandi emozioni queste immagini? Assolutamente sì, tanto le immagini quanto il racconto del professore Coppola, perché nonostante l'abbia ascoltato tutte le volte, il professore lo racconta sempre con la stessa emozione del primo giorno e beh, sarebbe difficile anche immaginare il contrario, quindi io spero che i telespettatori dopo aver visto i video possano raggiungerci direttamente presso i nostri siti, sia al museo e nel centro storico di Ostuni che al parco di Santa Maria d'Agnano. Grazie al presidente dell'ente museo Michele Conte, grazie anche ai nostri telespettatori, io vi saluto con la speranza che questo nostro viaggio virtuale ad Ostuni alla scoperta della madre più antica del mondo sia stato di vostro gradimento. Arrivederci e buon proseguimento di serata.